Il procuratore generale Sergio Barbiera ha chiesto la conferma delle condanne inflitte in primo grado a 5 imputati coinvolti nell'inchiesta Fortino su un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico di Favara, nell'ambito della quale il 4 luglio del 2019 i carabinieri della tenenza di Favara hanno eseguito 6 arresti. Il processo si sta celebrando davanti ai giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello di Palermo. Le richieste: 7 anni e 6 mesi di reclusione per Emanuele Di Dio, 42 anni, 6 anni per Salvatore Stagno, 47 anni, 3 anni e 4 mesi per Massimo Crapa, 46 anni, 3 anni e 4 mesi per Rosario Crapa, 31 anni, e 4 anni e 2 mesi per Abbas Bucari, 26 anni. 2 le zone del centro storico, fra palazzine diroccate ed abbandonate, in cui venivano smerciati eroina e hashish. In via Reale spacciava il gruppo locale, in via San Nicolò il giovane immigrato. Nuova udienza del processo che riunisce le 2 maxi operazioni Alicon assedio eseguite dai carabinieri del ROS della Compagnia di Licata, che ha di fatto sgominato la nuova cosca agrigentina e gli intrecci pericolosi tra mafia, imprenditoria politica e massoneria. Il processo, che si sta celebrando con rito abbreviato davanti il GUP del Tribunale di Palermo Claudia Rosini, vede 11 persone sul banco degli imputati, per i quali il sostituto procuratore della DDA di Palermo Claudio Camilleri ha chiesto altrettante condanne. Il giudice, prima di passare la parola alle difese per le discussioni, ha rigettato la richiesta di produzione dell'ultima operazione antimafia nell'agrigentino Xidi, che vede coinvolta tra gli altri Angela Porcello, una degli avvocati del collegio difensivo. Processo che seguirà un calendario ben definito: si torna in aula il 18 marzo e il 24 aprile, per poi attendere la sentenza, che sarà emessa il prossimo 11 maggio. Nell'inchiesta è rimasto coinvolto anche l'ex consigliere comunale di Licata Giuseppe Scozzari, la cui posizione era stata stralciata. Lo scorso dicembre il Tribunale di Palermo lo ha condannato a 5 anni di reclusione. L'accusa ha chiesto la condanna degli 11 imputati, altre 9 persone invece sono imputate nello stralcio ordinario del processo, che è attualmente in corso davanti i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento.